Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione perché qualche anno fa si fa l'incarico insieme a un signore che non c'è più, ma l'avvocato Sorelli, vorrei fare un applauso perché con lui circa 20 anni fa ho avuto il coraggio di far parlare di Borghese. C'era un tabù su Borghese, quindi ringrazio Francesco Olimpia perché non è un coraggio, però riportiamo, c'è stata sempre la storia d'Italia, i Borboni, i piemontesi. Io ho avuto il coraggio anche di cambiare la lapide, loro Borboni, diciamo, mi hanno dato atto. Però da questa piccola storia che ho iniziato con Borghese siamo arrivati al Comune di Santa Maria, non io, sindaco che lo rappresenta, a essere premiati dal Senato come un comune, col brigantaggio, col cammino dei briganti, ha fatto sviluppare un territorio. Questo territorio che coinvolge il territorio di Tagliacozzo, di Pescorocchiano, di Scurqua, di Magliano. Abbiamo iniziato questo percorso e, diciamo, nel ricordo con il turismo ricordiamo anche questi che sono morti. Sono morti nel 1860 a Santa Maria, nel 1861 a Scurqua. Il ricordo di questi ci fa riflettere che tante volte le morti di qualcuno negli anni passati ci rende liberi di ognuno manifestare le sue idee, ognuno manifestare le sue, dire quello che possiamo, dire quello che vogliamo. E ricordo questi defunti di allora per dire che anche grazie a tipi come loro, che nonostante tutto, nonostante le numerose bistrattamenti che hanno, riescono a riportare alla luce il ricordo di Borghese, il generale Borghese allora, il ricordo come oggi di questi che sono morti per un ideale. Tutti noi abbiamo degli ideali, tutti noi lottiamo per qualcosa e grazie soprattutto a queste associazioni come Riccardi, come presidente dell'associazione, che come oggi, grazie all'amministrazione comunale di Scurqua che ha avuto il coraggio, come ho avuto il coraggio 20 anni fa, di portare il ricordo il tempo e dopo. Il tempo ci dà ragione, perché studiando la storia, facendo dei cammini dei briganti, che tutti quelli che vengono chiedono la storia del cammino, chiedono la storia del 1860, dell'Unità d'Italia, riscopriamo chissà, forse col cammino dei cippi, che grazie a Salemi, grazie ai cippi che... Argentino d'Arpino. Arpino che... stabilivano il confine fra il regno delle due Sicilie e il regno dello Stato Pontificio. Stiamo anche lì facendo un cammino che parte da Terracina e parte in sicuro. Ma non è soltanto il cammino che quando riguarda i quarti cicli, perché nel cammino attraversiamo un territorio e in quel territorio c'è la storia, c'è di tutto. E con questa storia forse il nostro territorio misero delle aree interne riusciamo a creare qualche opportunità ai nostri giovani, qualche opportunità a chi ci abita e qualche opportunità all'amministrazione per farci conoscere in ambito nazionale come è successo questa volta. Quindi grazie a tutti e soprattutto grazie a tutti.